We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? E se l'Epifania ogni festa porta via, noi siamo tornati qui. Buon anno a tutti, amici della Vita è Bella. Eccoci tornati in diretta qui per voi, come ogni sabato pomeriggio, 7 gennaio. Le feste ce le siamo tolte davanti. Finalmente, dirà qualcuno. Che peccato, dirà qualcun altro. Magari qualcuno che deve andare a scuola lunedì, vero ragazzi? È ora che torniate a scuola, finalmente, con buona pace di tutte le famiglie. Non vedevamo l'ora. Io quest'oggi inizio i dovuti ringraziamenti con lui, Cosimo Simonetta, il fotografo più bravo, più fantastico che ci sia, che si nasconde nello studio. Eccolo lì, se n'è andato, ogni tanto torna Cosimo Simonetta, che ogni settimana fa un lavoro strepitoso e ci fa delle foto fantastiche, così come Pia Mango. Avete visto sia la scenografia natalizia, sia siamo tornati, insomma, sobri nel post natalizio, ma anche Pia Mango con le sue manine d'oro fa un lavoro sensazionale. E poi ovviamente Arredamenti Bascerano in via Lucrezia della Valle a Catanzaro, con questa poltrona da regina che ogni settimana mi ospita, il nostro divano meraviglioso in cui si susseguono tantissime persone, si succedono tantissimi personaggi, tante storie, tante emozioni. E poi Sant'Angelo, che abbiamo avuto ospite qui in trasmissione, ci ha parlato dei suoi lavori. Ovviamente per noi il più rappresentativo è il nostro albero della vita, che quest'anno sta arricchendo il nostro studio in un modo fantastico. Grazie sempre Sant'Angelo a Soveria Mannelli. Detto questo, i ringraziamenti li abbiamo fatti, buon anno ve l'abbiamo augurato, andiamo subito a scoprire chi è il primo ospite di oggi. Ed è proprio lei, Elisa Costari, la nostra ospite di quest'oggi. Benvenuta, buon pomeriggio anche a te, benvenuta alla Vita è Bella. Grazie, ben trovata a te. Elisa Costari, una donna come tante, rispecchi veramente la donna comune come tante di noi, che ha deciso di mettere nero su bianco e farne un libro la sua esperienza legata alla maternità negata. In che senso negata? Ci racconti, ovviamente abbreviandola, la tua esperienza, perché so che è un'esperienza di tanti tanti anni, quindi giusto per far capire di che cosa stiamo parlando. Sì, praticamente la mia storia nasce come le classiche storie, matrimonio, quindi il desiderio di un figlio. Purtroppo accade che a volte non va così, cioè non tutto scorre come si è programmato, e quindi inizia la trafila poi delle varie visite mediche. Ti affidi un po' a tutto, cioè ti aggrappi a tutto per riuscire in questa impresa, a realizzare questo desiderio. E appunto io lo racconto in un libro, perché è un dolore talmente intimo e talmente che forse a parole, a voce non si può raccontare. Cioè bisogna veramente... Sentivi la necessità di metterlo per iscritto. Sì, nero su bianco. Anche se io di solito, ecco, scrivo molto, mi piace molto scrivere, tenere un diario nelle varie fasi della vita.
E da questo è nato questo libro che racconta la mia esperienza di sofferenza, di burocrazia, di mala sanità, ma anche di buona sanità. E anche il rapporto, quello che crea poi il problema nella coppia. Perché hai deciso di farne un libro? Cosa volevi dire ai tuoi lettori? Innanzitutto, dare un esempio, perché purtroppo di sterilità si parla poco e ancora è vista come un tabù, secondo te? Sì, tantissimo. Ma soprattutto in una terra, intendi, come la nostra, al sud? Sì, se ne parla poco, ancora adesso si ritiene che vali meno se non hai un figlio. È una vergogna non avere un figlio, ma molte lo fanno per scelta oggi. Sì, molte, però se tu non lo puoi avere c'è qualcosa che non va, quindi hai un difetto. Ah, ecco, diciamo. Sei difettosa, sì. Diciamo. Sì, ecco, ah, benissimo, va bene. Io l'ho vissuto sulla pelle, quindi lo so. E quindi... Per noi non sei difettosa, Elisa, lo sai, no, vero? Io, non lo io sei lo affatto, so, ecco, lo come so. Non lo sono tutte le donne che, ahimè, per un motivo o per l'altro non riescono ad avere un figlio. So di valere molto, forse molto più di altre persone che i figli li fanno magari e li abbandonano. Brava, sono d'accordo, quindi, hai assolutamente ragione. Quello, il libro è nato da questo, Brava. Per opporsi a questo tabù. E in più perché comunque quando si parla, quando si dialoga, quando si conversa, comunque puoi sempre dare un esempio, puoi sempre stimolare gli altri a reagire. E infatti la mia prossima domanda è proprio questa: che cosa ti hanno detto le donne che hanno letto il tuo libro? Come hanno vissuto il tuo racconto a cuore aperto? Perché tu ti metti a nudo. Sì, proprio nell'intimo. Ho ricevuto tantissime, ma non complimenti, testimonianze per il coraggio soprattutto, perché ripeto, in Calabria non è facile parlare di certi argomenti, perché c'è proprio un tabù assoluto, è un discorso di cui non si parla. E poi molte persone mi hanno scritto perché grazie a questo libro hanno trovato anche il coraggio di uscire un po' alla scoperta, di vivere questa situazione in modo più serena. Senti, pensi che potrebbe essere utile se a leggerlo fossero anche gli uomini? Ma io lo spero tanto perché, come ripeto, quando c'è una coppia, che sia matrimonio o non, e c'è un problema, il problema dovrebbe unire, dovrebbe legare di più. Purtroppo invece i problemi o ti dividono o ti uniscono. Nel mio caso ci ha separati assolutamente. E mi auguro che lo leggano gli uomini perché possa veramente possono essere, perché la sterilità non è un problema di uno dei due, è della coppia. Quindi che sia maschile o femminile, comunque va affrontato insieme. E di solito l'uomo dovrebbe essere quello che sostiene, perché poi a livello fisico medico il più lo fa la donna. Quindi si sottopone a cure e ha bisogno di un incoraggiamento anche psicologico. Senti, ovviamente non voglio entrare nel merito di questioni che non riguardano questa intervista, ma tu sei arrabbiata con la classe medica in generale o sei anche felice perché vi sono delle belle eccezioni o la maggioranza? Io ho iniziato il percorso con una dottoressa che era una mia, oltre che un medico, un'amica, e quindi sono stata, l'amicizia continua ancora adesso dopo 20 anni. Purtroppo nel percorso si incontrano tante persone, tanti medici o cosiddetti medici, che magari sono più legati al lato economico, cioè che se ti fanno sottoporre a tante cure, fai da cavia, e poi ti ritrovi a scoprire che era solo per un interesse economico. Però in questo marasma, diciamo, ci sono anche i dottori. Io ne ho conosciuti tanti che ancora adesso ricordo con piacere, che mi piacerebbe rincontrare, rivedere, che sono stati proprio umani. E anche in questo libro c'è una piccola parte che parla proprio di un dottore con cui io mi sono trovata proprio a livello umano. C'è come un padre, sono stata
Purtroppo ci sono il bene e il male. Ma è come in tutte le, come nella vita, ovviamente. Sei con enorme piacere sponsor della nostra trasmissione e a tal proposito io vorrei far vedere regia ai nostri amici a casa lo spot. La vita è un'onda che ti porta alla deriva o in alto mare e io ho sempre avuto un solo grande desiderio, un figlio. Che ne sa la gente di cosa c'è nel cuore di una donna quando la vita la mette di fronte alla dura realtà della sterilità? Ognuno vive i propri dolori a modo suo e io parlo con te, che vivi nei miei sogni. Non mi arrendo. È per te che continuo a sognare, sperando di abbracciarti un giorno. Frammenti di speranza, la culla vuota. Il nuovo libro di Elisa Cossari. Un diario, una vita, una speranza. In libreria, Falco Editore. La tua passeggiata solitaria sulla spiaggia rispecchia il tuo animo odierno o non più? Beh, diciamo che mi sono rasserenata, forse anche grazie al libro, perché ho potuto tirare fuori quello che avevo dentro, che io ne parlavo pochissimo, lo vivevo ma ne parlavo pochissimo. È stato uno sfogo. Fortunatamente adesso anche a livello di coppia, a livello sentimentale, sei appagata. Ho accanto una persona meravigliosa che mi appaga e che forse dopo tutto questo dolore è stata la ricompensa della mia vita. Bellissimo questo che stai dicendo, è molto bello. Senti, diamo tutti i riferimenti per poter acquistare il tuo libro. Intanto lei si chiama Elisa, io sbaglio sempre, Cossari o Cossari? Cossari. Cossari, giusto. Oh, quindi ho detto bene fino adesso. Elisa Cossari, quindi la trovate anche sui social network, sì. Quindi anche su Facebook, ma una mail di riferimento per ordinare il tuo libro? Elisa Cossari, @libero.it. Quindi facilissimo, insomma. Semplice. Elisa, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi aggiungere qualcos'altro? Possono trovarti dove? Farai degli eventi, ne hai fatti molti, ne farai altri ovviamente, però non sveliamo niente perché insomma chi vuole può leggere poi la tua pagina. Tu lo sai che noi ogni settimana diamo ad una storia importante, meno importante, di gioia, di dolore, noi consegniamo l'albero della vita del maestro Riverso. Ecco, qui sto tenendo anche la confezione per dare il giusto risalto alla gioielleria Megna che ci sostiene in questo percorso. Grazie gioielleria Megna, grazie maestro Riverso. L'albero della vita, io non so, forse non ho indovinato il colore dei tuoi occhi che sono di un verde meraviglioso, però grazie. Spero che l'azzurro possa andarti bene comunque, insomma, e ti voglio consegnare questo albero affinché, come dico, ogni settimana, sai, i rami degli alberi guardano verso il cielo. Tu hai trovato questa persona meravigliosa e sono certa che nella tua vita arriveranno tante, tante altre cose bellissime e meravigliose. Quindi questo albero del maestro Riverso è per te. Lei non lo sapeva, infatti prima della trasmissione mi diceva che bello. Sì, questo l'attivo è bellissimo. E quindi oggi ce l'hai anche tu. Quindi grazie. Questo albero è tutto quanto per te. Noi però continuiamo con La vita è bella. E andiamo a scoprire i prossimi ospiti di oggi. E abbiamo scoperto con questa clip chi sono gli ospiti di quest'oggi. Francesco Cassano, il maestro Francesco Cassano, benvenuto. Grazie. E l'allievo Vincenzo Veltri. Ciao Vincenzo, ciao. Quanti anni hai? 13. 13 anni, oh, come mio figlio. Va bene, arrivo subito da te, ma partiamo innanzitutto dal maestro Francesco Cassano. Innanzitutto arrivate da molto lontano.
Da Sallucido, provincia di Cosenza. Avete fatto un bel viaggio per essere qui oggi, grazie. Grazie a lei. Grazie a voi. Allora, la sua passione, maestro, per la fisarmonica, come nasce? Beh, nasce perché anche mio padre è insegnante di musica, quindi all'età già di 7 anni ho iniziato a studiare prima il pianoforte, poi all'età di 10 anni la fisarmonica. Ma a Sallucido c'è una tradizione di fisarmonicisti? Beh, diciamo che nel mio paese è stata la scuola più rinomata, perché mio padre da oltre 40 anni ha avuto questa attività. È stato, diciamo, un pioniere sulla fisarmonica, quella tradizionale. Oggi sono cambiate le cose. Adesso ci arriviamo. La fisarmonica è uno strumento antichissimo. Al di là di Sallucido, in Calabria è radicato come strumento? Il suo utilizzo, ecco. Sì, e voglio dire, al di là di Sallucido, la patria della fisarmonica è Castelfidardo, dove proprio è nata lì la fisarmonica, da lontano 1816. Però ecco, è, diciamo, è uno strumento, scusa, antico, ma oggi è diventato giovane, perché è entrato nei conservatori, oggi si può conseguire addirittura la laurea di fisarmonica, solo che è dovuta cambiare un pochettino la struttura. Cioè? Ecco, questa, diciamo, è la fisarmonica bassi standard tradizionale. Quello che si studia adesso in conservatorio viene detta fisarmonica bassi sciolti. Nel gergo sarebbe praticamente che ogni bottone del manuale sinistro forma una sola nota, quindi note singole sarebbero. Mamma mia, sa tutto delle fisarmoniche, vero? Diciamo che sono cresciuta a pane e musica. È vero, ma si evince. A che età si è esibito per la prima volta in pubblico? La prima volta a 7 anni con il pianoforte. Pianoforte addirittura. Sì, quindi sono diplomato sì in pianoforte e primo laureato del Conservatorio di Salerno in fisarmonica. Ma che soddisfazione anche per i suoi, che insomma l'avevano sì introdotta nella musica, pensavano che raggiungesse poi dei livelli così alti. Sì, voglio dire, è una passione che nasce da dentro, perché io lo dico sempre, anche un fratello più grande di me, però ha intrapreso tutto un altro lavoro. A me è piaciuta, allora poi mio padre mi ha cominciato a indirizzare sulle dirette vie. Ecco, dopo le dirette vie, come le ha nominate lei, insomma, dopo le diverse esperienze, ha cominciato ad insegnare. Sì. Dal 1992. Com'è insegnare? Beh, insegnare è rivivere i miei vecchi tempi e trasmettere, diciamo, quello che ho insegnato io ai ragazzi è una forte emozione e nello stesso tempo una grande soddisfazione quando poi arrivano a dei risultati finali come il diploma oppure suonano nei concorsi, nei concerti e si distinguono sempre. Ma è semplice insegnare a qualcuno solo uno strumento? No, nessuno strumento è semplice insegnare. Ci vogliono anni di, voglio dire, preparazione, didattica e ripeto, e questo è il mio lavoro, io non so fare altro, però mi spinge la passione, ecco, a ogni ragazzo che ho di fronte a capire il soggetto e a ognuno impartire lezioni in modo diverso. Ecco, al di là dello strumento, spesso assistiamo magari, no, a dei professori bravissimi, preparatissimi, che però non sanno trasmettere agli allievi. È vero questo, perché uno anche a scuola, no? Sì, sì, è vero, perché io posso essere bravo per me perché magari studio 8 ore al giorno, però poi trasmetterlo a chi si ha di fronte è tutta un'altra cosa. I ragazzi di oggi che sono tutti quanti dediti a cellulari, computer, telefonini di continuo, giochini vari, si interessano ancora ad uno strumento antico come la fisarmonica? Devo dire la verità, dagli anni 90 a oggi è un po' calata la cosa, però io nel mio piccolo non mi lamento perché è una grossa scuola di fisarmonica. Oltre a insegnare dove si trova la sua scuola? Sallucido? A Sallucido, sì. Sallucido. Come si chiama? Possiamo dirlo? Praticamente sarebbe il nuovo centro didattico musicale italiano. È una scuola associata a casa madre, si trova a Ancona, che è la sede centrale lì. La mia è una sede distaccata. Che conta quanti allievi oggi? Oggi come oggi sono 60 allievi. Ah beh, tanti. Siamo arrivati ad averne 200-250, solo di fisarmonica. Però diceva c'è stato un calo rispetto agli anni passati. Sì. Però diciamo che oggi, ecco, intraprendere lo studio della fisarmonica sarebbe molto vasto, diciamo, parlare di questo strumento perché bisogna studiare teoria e solfeggio, pianoforte, non si passa subito a suonare a quella che è la tradizionale. Abituati a tutto e subito, sia fiammo. Esatto, quindi diciamo che su 50 ragazzi se ne portano 10 finiti siamo già, ci dobbiamo ritenere fortunati.
Le dà più soddisfazione oggi suonare oppure ascoltare un suo allievo esibirsi? Allora, per me suonare è sempre un'emozione, però quando poi vedo esibirsi i miei allievi, oltre a essere emozionato, è una grande soddisfazione. E andiamo da Vincenzo Veltri, 13 anni. Allora, tu sei un allievo di Simone Mannarino, sì, però con il maestro Cassano fai il perfezionamento. Sì. Tra l'altro salutiamo Simone che insomma è dietro le quinte. Trovi semplice suonare questo strumento? Aspetta, anzi, prima, utilizzi il cellulare tu? Sì. Ovviamente, ecco, vai sul computer. Sì. E poi quando devi andare a faticare sulla fisarmonica? Non è un problema perché è una passione, quindi non è molto difficile. Per te è semplice? Sì. Hai capito. Senti, sono molti i tuoi coetanei che suonano? Sì, perché diciamo ho cominciato a suonare quasi come uno scherzo grazie ai miei compagni. Però poi mi sono trovato che mi è piaciuto veramente, quindi ho continuato. E cosa ti dicono i tuoi compagni che tu invece continui in questa avventura? Sinceramente niente, perché abbiamo continuato insieme, quindi... Tutto normale. Come ti è nata questa passione? Appunto, come dicevo prima, quasi come uno scherzo, però poi si è rivelata veramente una passione. E che emozioni provi, che sensazioni provi quando suoni questo strumento? Allora, diciamo che quando mi trovo davanti a un pubblico sempre agitato. Come oggi. Come oggi. Bravo. Però diciamo che poi quando parto non penso a niente, penso solamente a suonare. Bravo. Senti, ti capita mai di sbagliare magari davanti al pubblico? Che fai? Ti fermi o vai avanti? Sì, sbaglio parecchie volte perché non è molto che ho iniziato, comunque vado avanti. Bravo, oh, diamolo questo messaggio, andate sempre avanti, perché sai quante volte dovrete cadere nella vita, ragazzi? Io lo dico sia ai ragazzi, sia ai giovani, sia ai meno giovani, qualunque ostacolo si presenti, andate sempre avanti, sempre. Poi show must go on, sempre, qualunque cosa accada. Senti, che cosa ci farai ascoltare quest'oggi? Allora, un rondò, veneziano con degli arrangiamenti del mio professore Simone Mannarino. Puoi suonare, tanto se sbaglio io non me ne accorgo che non ci capisco niente, ascoltiamolo. Thank you.
Ma che bravo, guarda, grazie. L'applauso se lo faccio io idealmente, perché sono certa che la Calabria intera te lo starà facendo. È bellissimo vedere un ragazzino di 13 anni, un ragazzo, scusami perché mio figlio se lo chiama ragazzino, un ragazzo di 13 anni, Vincenzo Beltri, che suona uno strumento così antico e così bello. Grazie a te, grazie al maestro Francesco Cassano. C'è qualcosa che vuole dire ai ragazzi che vogliono intraprendere questa strada? Io dico, la musica è una cosa meravigliosa, al di là di qualsiasi strumento, quindi dico, pensate che un domani potrebbe essere anche un lavoro per voi, ma anche per hobby, anche è testato scientificamente che la musica, ragazzi, apre il cervello. Oh, e c'è bisogno di aprire tanti cervelli, secondo me. Vincenzo, tu invece vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Saluto i miei genitori e un saluto particolare va al mio maestro che mi ha permesso oggi di essere qui. E io invece vi ringrazio per essere arrivati da così lontano, per essere venuti qui ad RTC sul canale 17 alla Vita è Bella in diretta con noi. Grazie, grazie mille. Per noi la Vita è Bella continua, ci trasferiamo in cucina. Amici di La Vita è Bella, e se l'Epifania ogni festa ha portato via, siamo noi oggi a farvi compagnia nelle vostre case insieme al piatto giusto, insieme alla carissima Valentina Amato. Ciao a tutti. Valentina, che cosa hai fatto il 6 di gennaio? Lo devo proprio dire. Dillo. Non ci vuole molto, ma mi sono vestita da Befana. Oh, dillo. Anche perché lei ormai con queste bambine si sta sbizzarrendo con le sue gemelline. Sì. Che hai fatto? Dovevo portare la calza delle bambine. Allora non trovo nessuno che si volesse prestare per vestirsi da Befana. E tu? E allora che ho fatto? L'ho intrattenuta io. No, ti sei divertita quindi? Sì. Oh. Per me le feste, diciamo, sono tutti i giorni. Tutti i giorni, però ieri si è voluta vestire da Befana. Allora, le feste sono finite, hai preso peso? No, io no. Nemmeno no, perché la casa è a 3 piani, dove c'è bene, mi dici tu. Come fai con queste feste? Come fai a prendere peso? Io neanche, diciamo che mi sono limitata, ho cercato di non mangiare tanto e oggi infatti diamo una ricettina post feste, abbastanza leggera, vero? Sì, tipo light. Light, perché ci dobbiamo un attimino riprendere, anche se io e Valentina onestamente non abbiamo mangiato tantissimo. No. E questa ricetta light per cominciare il nuovo anno con leggerezza, come si chiama, cara Valentina? Allora, dei rotolini di zucchine. Semplicissimi rotolini di zucchine fatti con? Delle zucchine grigliate, del formaggio spalmabile, tonno ed erba cipollina. Quindi veramente semplici e leggere. Prego, cominciamo, allora, perché lo sai che le tue ricette quest'anno sono super veloci. Infatti, hai visto che abbiamo creato proprio la sigletta, le ricette super veloci del piatto giusto, che stai finalmente, da qualche settimana, presentando sul tuo sito. Siamo molto contenti di questo. Mentre tu vai a tagliare le zucchine, come? In modo... dobbiamo fare delle fettine sottili che grigliamo, io le faccio in padella per comodità nostra, si possono anche, se sono molte, mettere in una teglia da forno. Benissimo, io vado a parlare della Serfunghi, vado a parlare di Luigi Calabretta a Serra San Bruno e quest'oggi, per voi che nelle feste avete un po' esagerato, vado a presentarvi il piccantino per golosi. Quanti golosi ci saranno stati in questi giorni di feste e chissà quanto avranno usufruito di questi piccantini, perché insomma poi tartine, aperitivi, insomma ci abbiamo dato pesante, diciamo. Dai. Va bene ragazzi, grazie alla Serfunghi di Luigi Calabretta a Serra San Bruno, che prossimamente sarà qui Luigi Calabretta proprio nella nostra cucina per parlare dei suoi prodotti che sono tanti e vari. Ma tu sei andata avanti, cosa hai fatto? Sì. Hai messo a grigliare le zucchine? Ho messo a grigliare le zucchine e sto mescolando il formaggio morbido, il formaggio spalmabile con del tonno. Allora, mescoliamo del tonno col formaggio spalmabile. Ovviamente al posto del tonno possiamo anche utilizzare, per esempio nel caso dei Serfunghi, per esempio un patè di pomodori secchi oppure un patè di carciofi, e potremmo farla anche in questo modo, anche vegetariana, insomma, per chi non mangia il tonno, per chi non mangia il pesce, insomma. Comunque sempre molto leggero. Molto leggero, ma comunque anche gustoso e leggero, perché
Intanto a me piace mangiare gustoso. Dicevamo zucchine, possiamo usare zucchine, anche le possiamo usare anche delle melanzane. Niente, le facciamo, le arrotoliamo e chiudiamo con l'erba cipollina. Quindi veramente sempre una ricetta molto 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 semplice. Ecco, io metto tutto a favore di telecamera affinché insomma ci possano riprendere al meglio. Allora facciamo andiamo così a comporre il piatto. Che profumo di zucchine proprio, eh? Buono buono buono. Ah, ecco, vado a farcire. C'è un profumo delizioso, devo dire la verità, tanta leggerezza, però comunque sempre tanto gusto, ricette semplicissime che talvolta non ci pensiamo neanche noi a casa, no? Perché pensiamo di non avere nulla. Sì, invece uno con dice una zucchina, ecco, una scatoletta di tonno e un po' di formaggio, guardate che cosa perché si può creare. Perché poi il bello della cucina è proprio questo, un po' di creatività, no? Io magari, ve lo dico sempre nei miei corsi, io vi do l'idea. Però non è che dovete seguirmi proprio alla lettera, cercate di utilizzare quello che avete in casa, non vi dico di fare la spesa, perché comunque in casa si ha sempre tanta roba, è sempre diciamo, oh, devo andare a fare la spesa perché non ho niente. Non è vero, guardate bene nel vostro frigorifero, guardate bene nella vostra credenza, vedrete che qualcosa da preparare c'è sempre. E così avete anche meno sprechi, e in un periodo come questo, no, di che dobbiamo tutti fare un po' di economia, soprattutto dopo le feste che avremo speso un po' di più, ecco, perché si tende poi a spendere tanto. Allora andiamo a comporre il nostro rotolino, sì, che tu andrai a chiudere con l'erba, con l'erba cipollina. Cioè guardate, cioè non abbiamo l'erba cipollina a casa, io metterei uno stuzzicadenti, giusto? Sì, sì, sì. Ecco, però il risultato è sempre quello, quindi non è vero che non si ha nulla. Questo, ecco, se l'avessimo fatta come ricetta prima delle vacanze di Natale, ma insomma anche adesso, sì, per un antipastino, un antipastino light, leggero. Un antipastino velocissimo, da servire ovviamente anche per, sai, intrattenere gli ospiti finché con una bottiglia di prosecco, finché non si prepara, magari, sai, in genere si usano cose da forno, no? E uno c'ha l'attesa del forno, dice nel frattempo che faccio, che gli offro, e ecco fatto che si può tranquillamente fare mentre un piattino veloce. E mentre Valentina completa il piatto con l'erba cipollina, andiamo a riepilogare ciò che abbiamo fatto oggi. Ci vuoi leggere la ricetta, sì, Valentina? Sì, allora, rotolini di zucchina. Allora, delle zucchine grigliate, tonno, formaggio spalmabile e nient'altro. E l'erba cipollina, dimenticavo. Il procedimento? Allora, andiamo a grigliare le zucchine. Mescoliamo il tonno col formaggio spalmabile, farciamo le zucchine e andiamo a richiudere il tutto con l'erba cipollina. Facilissimo, mettiamo la terza zucchina ripiena, ecco, il terzo rotolino qui nel nostro piatto, prego, a te l'onore, e teniamolo fermo così ci possono riprendere per bene. Anche per oggi, anche light dopo l'Epifania, il nostro piatto è giusto con la nostra cara Valentina Amato, che ringraziamo sempre tanto per la disponibilità e la bravura con cui ci accoglie all'interno della sua cucina, e per noi amici la vita è bella continua. Competenza, esperienza, professionalità in continuo aggiornamento. Da oltre 30 anni ci prendiamo cura del tuo benessere. Centro Estetico e Parrucchiere Punto Rosa di Carmine Rosa Lopilato, nel cuore di Soverato. La Buon Gustaia, bar e pizzeria aperto tutti i giorni, pizza anche a pranzo. Vieni a trovarci e goditi una magnifica giornata nel verde per gustare anche l'ottimo caffè Corapi. E la sera potrai deliziarti anche con l'ottima pizza ai cereali e senza glutine. L'Orchidea e la Sposa di Maria Pia Mango è il primo centro wedding a Catanzaro, sito in via Tommaso Campanella, quartiere Mater Domini, che progetta il vostro matrimonio seguendo con professionalità ogni fase della scelta, dall'abito da sposa alle partecipazioni, ai relativi coordinati per chiesa e ristorante, bomboniere, allestimento floreale e tanto altro. Unicità, gusto, professionalità e stile racchiusi tutti in un unico centro. E
E se l'Epifania ogni festa porta via, sicuramente queste feste non ci hanno portato via la voglia di bere il caffè Guglielmo, di gustarlo insieme ai nostri amici, anche se ne abbiamo fatto veramente una scorpacciata per restare vivi e svegli in queste vacanze natalizie in cui magari abbiamo abusato un po' con il cibo. E beh, dopo anche una grande mangiata, il nostro caffè Guglielmo ci aiutava sicuramente a sentirci meglio. Bene, da oggi ufficialmente dovrebbe cominciare la dieta, dal 7 gennaio così si dice, ma nella nostra dieta sicuramente non può mancare caffè Guglielmo. Vado ad aprire la capsula che la Guglielmo ci manda di settimana in settimana, tantissime capsule, caramelle, tutto ciò che può servire al nostro benessere. Andiamo ad inserirla all'interno della macchinetta che noi qui in studio abbiamo scelto di avere bianca, ma potete scegliere tra una varietà immensa di colori, e poi andiamo subito a fare il nostro caffè. Eccolo qui, guardate il bicchierino messo ad hoc, a filo, ma io vado subito a spegnere proprio per il nostro operatore. Hai visto? Caro operatore, era spostato un po' più in là il bicchierino, ma tanto so che te lo bevi lo stesso. Infatti mi dicono di sì, lui lo vuole amaro rigorosamente, quindi caffè Guglielmo, gentilmente mandateci tante capsule, mandateci molte caramelle, perché qua sparisce tutto. Ora però andiamo a vedere se la nostra miss di quest'oggi beve tanti caffè, così come i nostri operatori, ovviamente caffè Guglielmo. Vediamo chi è la miss di oggi. Miss, mia cara miss, può fallessi io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che hai more per te. Perdonami se canto ti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. Eccola qui la nostra miss di oggi, Irina Marchio, benvenuta. Cara Irina, quanti anni hai e da dove vieni? Buonasera a tutti, io sono Irina Marchio, ho 19 anni e vengo da Cutrella, frazione di Cropani. Ah, dalla frazione di Cropani. Sì. Senti, a che età ti sei avvicinata al mondo dei concorsi di bellezza? Mi sono avvicinata più o meno che avevo 15-16 anni. Senti, eri emozionata le prime volte, sì, o sei sempre emozionata? No, le prime volte c'era l'emozione, però poi col passare del tempo mi sono più lasciata andare. Senti, ne hai fatti tantissimi, puoi dirci quale ti ha dato più soddisfazione anche a livello mediatico? Sì, ne ho fatto tantissime, tra cui La Bella d'Italia, La Bella d'Europa, Una ragazza per il cinema, Ragazza Cinema Ok, Regina delle Mari. Però quello che mi ha dato maggiormente risalto è stata Ragazza Cinema Ok, e ho vinto anche una fascia nazionale, Miss Starlet, ci ha accompagnato la nostra agente Paola Emanuele, che la saluto. E oltre a questo poi ci siamo dati da fare un pochettino, e siamo di nuovo ritornati a Caserta, dove si è disputata anche la finale al Gran Hotel Vanvitelli, dove abbiamo fatto anche dei corsi di recitazione con il regista Di Maio. Ah, senti, ma questi corsi ti sono serviti, ti hanno lasciato qualcosa? Sì, mi hanno lasciato comunque, mi hanno aiutato a maturare e a credere più in me stessa, ecco.
Eh beh, hai ragione. Senti, sei modella anche, sì. Fai tantissime foto, anche se ho visto che un po' ti imbarazza, nonostante tu ne faccia tantissime. Ti senti più a tuo agio quando sei in gara sulla passerella oppure quando sei davanti all'obiettivo? No, dire che sono più a mio agio quando sono davanti all'obiettivo. Però ovviamente dipende dall'operatore e il contatto che si stabilisce. Quanto è importante il contatto e la confidenza anche, esatto. Tra il fotografo e la modella, è importante? È importante, è importante. Senti, ma tu fai queste foto per delle pubblicità oppure per ricordo tuo personale? Anche per ricordo mio personale, quindi poi dipende, se magari serve anche per pubblicità, sì, le faccio anche. Senti, anche a te la domanda di rito. Per favore, Irina, cerca di essere sincera di tutto quello che pensi, perché io lo chiedo a tutte, lo voglio sapere e insisto su questo fatto. La competizione in questi concorsi esiste o non esiste? E tu come la vivi? Beh, allora, nei concorsi... La verità, mi metto comoda, vai. Nei concorsi è ovvio che ci sia la competizione, ecco. Non può mancare. Però ovviamente la competizione è fino a un certo punto, perché poi diventa in modo troppo esagerato. Però devo ammettere che non c'è sempre competizione, ma che si creano anche delle nuove amicizie, quindi dei nuovi gruppi. E quindi questo per me... Non ti è mai capitato un fatto veramente spiacevole legato alla competizione? La verità? Sì. Ah, hai visto che c'è? Vai, lo vogliamo raccontare, ovviamente senza fare il nome di nessuno, eh? No, lasciamo stare. Ma siete arrivate proprio a... No. Ok, va bene. Quindi, un po' di parole, però... Un po' di parole ci sono state. Sì, sì. Allora, abbiamo capito che la competizione esiste, poi dipende dall'intelligenza, insomma, delle persone, sì. Come affrontarla, va bene. Senti, adesso ti faccio un'altra domanda. Spesso sono le mamme ad essere in competizione, le mamme. A te fa piacere avere la tua accanto? A me fa molto piacere che mia mamma mi accompagni in questo percorso, mi accompagna ovunque io vada. E una cosa che mi piace molto di mia madre è che lei non si mette in competizione. Lei resta ai margini. Sì, quindi. Esatto. L'ho vista, è una donna veramente molto semplice, è molto dolce, questo è bello, ma ti dà sicurezza avere la famiglia. Sì, mi dà accanto. Sicurezza, mi dà tanti consigli e quindi diciamo mi dà l'input. Bello, bellissimo. Senti, che scuola frequenti o hai frequentato? No, questo è l'ultimo anno che frequento alla scuola del tecnico marketing e finanza. Marketing e finanza. Sì. Nel tuo futuro che cosa desideri o che cosa vorresti diventare? Mi piacerebbe diventare attrice oppure comunque entrare nel mondo dello spettacolo. Ah, anche perché mi appassiona questo mondo. Quindi, pensi che non proseguirai gli studi all'università? No, avevo già in mente di fare un corso di recitazione, di dizione. Quindi... Ah, bello, brava, va bene. Poi verrai a raccontarci, insomma, come andrà. Quindi pensi che lascerai la Calabria per realizzare il tuo sogno? Se necessario, sì, anche perché la Calabria non dà tanti sbocchi lavorativi, quindi se devo comunque inseguire il mio sogno e realizzarlo fino in fondo, penso proprio di sì. Però dipende, non si sa mai. Potresti magari un giorno tornare qui da famosissima, che ne sai? Vabbè, noi te l'auguriamo. Senti, sei giovanissima, eppure io ti chiedo di dare anche a te un consiglio alle ragazze della tua età, perché poi spesso voi vi parlate con un linguaggio che è comprensibile soltanto a voi, quindi tra di voi vi capite meglio. Che consiglio vorresti dare a chi magari si accinge, una ragazza di 14-15 anni che si accinge a intraprendere anche lei questa strada? Beh, io alle ragazze prima di tutto direi di inseguire i propri sogni, di realizzarli pian piano, però di stare con i piedi per terra e soprattutto di non farli mai sopprimere da nessuno. Bravissima, se ti capitasse un fidanzato gelosissimo che ti dicesse mi spiace, lo lasci, ma brava, fai bene, siamo tutte d'accordo, sento a casa le signore che ti dicono brava, lascialo, perché se un ragazzo insomma ti sta accanto ma ti proibisce di fare ciò esatto. Che ti piace, forse non c'è vero amore, forse un amore un po' malato, ecco, e non ci piace questo. Va bene, grazie Irina Marchio, la nostra miss, mia cara miss di quest'oggi, e noi andiamo subito a scoprire chi sarà il prossimo ospite qui alla Vita è Bella.
Ebbene, come avrete visto dalla clip introduttiva, oggi ospitiamo un giovane cantante, Pino Arcuri, benvenuto. Grazie del giovane, benvenuti, cioè è un onore per me essere qui, prima di tutto devo dire grazie a te Simona e grazie alla redazione. Quindi questo è fuori di dubbio, grazie, doveroso. Grazie a te, noi ogni settimana ospitiamo cantanti, no? E solitamente abbiamo dei bambini, dei cantanti giovanissimi. Oggi invece ho voluto ospitare te, adesso vedrete che personaggio. Quando ti è nata la passione per la musica? Allora, partiamo veramente da molto lontano. E la passione è nata, diciamo che per la musica, più che per la musica, perché è stato una successione, la musica. Ho iniziato a cantare in un gruppo delle suore, quindi sì, ero proprio piccolissimo, quindi è da là che si è scaturita questa passione. Dalle suore? Sì. Ma anch'io cantavo dalle suore. Ho iniziato all'asilo e quindi da là poi è stata veramente una metamorfosi ad appassionarmi alla musica e al canto. Ne hai mai fatto una professione o sempre solo un hobby? No, allora, io non la considero professione perché è stato sempre un hobby, però è stato un hobby che l'ho fatto con molta passione e con molta scrupolosità, questo sì. Quindi vuoi dire che oggi, secondo te, ci si avvicina alla musica con meno professionalità, più all'avventura? No, diciamo che ci sono professionisti seri, però è chiaro che tutto l'approccio deve essere in sintonia con quelle che sono le caratteristiche personali, ovvero sempre la passione, la voglia di fare, perché sono le cose preeminenti per andare avanti, questa è la logica, e non solo nel campo artistico e musicale, ma anche in altri settori. Quali sono state le maggiori difficoltà che hai incontrato nella tua strada, se ne hai trovate? Allora, diciamo, e lo dico con molta obiettività, che nel mio settore ce ne sono, ma come dicevo poc'anzi, in altri settori ci sono le difficoltà, però basta essere, avere quella voglia di fare, credere in ciò che si fa, cioè si va avanti comunque, anche le difficoltà è quello che tu puoi trovare contro le tue ideologie. Quali differenze trovi dal periodo in cui hai cominciato tu a fare musica ai giorni nostri? Qua è infinita, perché praticamente oggi è molto, ma molto più facile fare musica dal punto di vista perché, ma ripeto, la vera musica, io la considero la vera musica. Oggi purtroppo ci sono mezzi sofisticati, quale internet e i computer, e quindi si canta con la passione, chi ce l'ha, però ci sono troppe cose, diciamo, ormai macchinari che falsano, sì, tipo simulatori, quindi non si esprime al massimo, spesso e volentieri, non sempre, non perché tutti, ripeto, certo, ovviamente. Non tutti sulla stessa linea. Ecco, credi nelle collaborazioni artistiche, sono motivo di crescita? Dunque, ci credo tantissimo, però devo puntualizzare sempre che sulla strada che mi ha portato a questo diciamo che ho avuto le esperienze negative, ma anche le positive. Ed è ovvio che per avere le positività e costruire assieme ad altri quello che si vuole, ci deve essere sempre quella, diciamo, benedetta volontà di fare e passione. Se non c'è quella, non si va da nessuna parte. A quale cantante o cantautore ti ispiri? Io non ho un'ispirazione ben precisa, e a questo proposito devo dire una mia idea, un mio modo di espressione, un mio modo di pensare. Io sono convintissimo che chi fa questo, chi canta, e ha questa passione, come noi diciamo di solito, deve esprimere al massimo quello che lui sa fare e non imitare, perché a me personalmente l'imitazione non mi piace. Io dico che ogni artista dovrebbe esprimere quello che ha dentro e quello che sa veramente fare. Non un imitatore, certo, perché sennò si diventa imitatore. Io per imitatore intendo solo quelli che fanno cabaret, cioè nel campo musicale io dico che ognuno deve esprimere il suo, quello che ha di suo. Cosa canterai oggi per noi?
Allora, io ho tirato fuori una canzone che, diciamo, è un inno all'amore. E tra l'altro è una canzone che proviene dagli anni 50, i giorni nostri, che hanno cantato tanti artisti. Non, l'ultimo mi sa che l'ha fatto Massimo Ranieri. È proprio un inno all'amore, dell'amore è una cosa meravigliosa. Ah, che bello! Senti, c'è un'età, un limite per fare musica in generale, per cantare, per realizzare i propri sogni? No, perché io tuttora, attualmente con la mia passione, io unisco l'utile al dilettevole se capita, però devo dire, se mi permetti una parentesi piccolina, io sono anche nel sociale, io vado a devolvere le serate gratuite chiaramente ai centri di solidarietà, tipo dove ci sono gli anziani, dove ci sono i diversamente abili, dove c'è gente che ha bisogno di un tantino di musica e di canzoni per farli gioire, perché è questo che io faccio quando vado da loro. E allora ascoltiamo questo giovane cantante subito dopo la pubblicità. Da più di 20 anni, la Serfunghi di Luigi Calabretta seleziona con attenzione i migliori funghi, risorse naturali della nostra terra. Li lavora con metodi tradizionali per conservare l'autentico, inimitabile sapore dei nostri prodotti. Serfunghi di Luigi Calabretta è garanzia di genuinità e affidabilità. La Serfunghi effettua vendite all'ingrosso in Italia e all'estero e vendita al dettaglio nel punto vendita di Corso Umberto I, località Calvario, a Serra San Bruno. Da noi troverai tutto l'anno funghi secchi, sott'olio e surgelati, oltre alle numerose specialità locali pronte da gustare. Tutti i prodotti sono privi di conservanti e accuratamente controllati. Serfunghi di Luigi Calabretta, l'eccellenza dei sapori direttamente alla fonte. Telefono 0963 77 23 53. Caffè Guglielmo, troppo buono per aspettare. La vita è un'onda che ti porta alla deriva o in alto mare. E io ho sempre avuto un solo grande desiderio, un figlio. Che ne sa la gente di cosa c'è nel cuore di una donna quando la vita la mette di fronte alla dura realtà della sterilità? Ognuno vive i propri dolori a modo suo. E io parlo con te, che vivi nei miei sogni. Non mi arrendo. È per te che continuo a sognare, sperando di abbracciarti un giorno. Frammenti di speranza, la culla vuota. Il nuovo libro di Elisa Cossari. Un diario, una vita, una speranza. In libreria. Falco Editore. Splendido è la cosa più preziosa che possessi se vive d'ombra e dalla luce tormenta e pure pace inferno paradiso d'ogni cuore. Sì, questo amore splendido come il sole, più del sole tutti ci illumina. È qualcosa
ideale che incatena i nostri cuori. Amore, meraviglioso amore. Sì, l'amore è una cosa meravigliosa. L'amore è caldo come il sole. L'amore è come l'aria che si respira. È profondo come il mare. L'amore può essere distratto o confuso, ma è sempre amore. Lo senti nel cuore e con l'amore la vita è bella. Sì, questo amore è splendido come il sole, più del sole, tutti ci illumina. È qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore, meraviglioso amore. Meraviglioso amore. È il nostro giovanotto. Grazie Simona. Tutte le signore a casa stavano cantando. Ci vediamo la prossima settimana. Abbiamo cominciato l'anno benissimo. Grazie amici. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie a Pinaculi. Grazie a tutti. Grazie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used.